bravo, bravo, bravo. Bravo. Allora io e Marco lo metterò in un altro. Sì, l'ho accesa proprio. Non c'è il mio di qualcuno, immagino. Ma questo è il mio, la mia città. Ah, ecco, sì. Sì, no, perfetto. Ecco, così. Allora, ragazzi, oserei dire le famose, è per me una grande emozione, ed è la verità. Ho desiderato molto che voi incontraste il maestro Erlicka. E buona parte di loro hanno già visto lo spettacolo, altri saranno con te stasera, altri domenica, ed è un incontro straordinario, visto che anche il maestro Erlicka non è solito, mi ha detto ultimamente, insomma, anche così, insomma, anche il mestiere e la vita di un attore è sempre molto complicato. E questo spettacolo, ragazzi, è di un'importanza capitale. Io spero che tutti voi tra oggi e domani lo vediate, ed è uno spettacolo, è un testo a cui sono particolarmente legato. Come qualcuno di voi già sa, nel 92 io lo feci insieme a Marisa Fabbri, come dicevo Roberto, in Accademia, con la sua regia, anzi no, con la regia di Domenico Polidoro, e Marisa Fabbri faceva Minetti. È un testo straordinario sugli attori, sul teatro, ma forse anche sulla vita. Certo. Tutti i testi sono ben. Ed è un, devo dire, un dono prezioso che questo testo, il maestro Erlicka, siano qui a Messina. Non sarà facile che un altro Minetti, per un testo non così facilmente rappresentato in Italia, no? Casualmente. C'è un altro in giro. Ce n'è un altro in giro con Eros Fagni, che è un altro bravissimo attore, tra l'altro ho lavorato con Eros in un mercante di Venezia, ma se mi permetti, con tutto il rispetto e l'affetto che porto per Eros Pagni, io credo che questa edizione tua sia straordinaria. Non ascolto. Meravigliosa, e tu sei eccelso. Ecco, voglio. Ascolto. Quindi andare a vedere questo spettacolo, ragazzi, è un dono che non da qui. Che dovete ricevere assolutamente. E introduco brevemente, insomma, due note sul testo, ma ne abbiamo già parlato in questi giorni. È un testo di Thomas Bernhard, che è un autore austriaco di origini italiane. Sì, no, scusami, perdonami, Minetti era di origini italiane, perdonami. No, non era assolutamente di origini italiane. Ho confuso le biografie, dalla vita decisamente sofferta, insomma, lui è stato insomma, partorito da una madre che aveva avuto una relazioncella con un falegname, è stato messo in collegio, insomma, una vita molto anche tragica per certi versi, che ha anche ispirato dei suoi lavori molto interessanti e molto importanti, come Amras, che è un altro testo che noi tanto tempo fa trattammo in Accademia. Amras, che è questa città, il conosco. È un testo che poi si rifà, è una cosa molto bella per me, che io, visto che io sono anche molto legato a quest'altra autrice, Agota Christoph, Trilogia della città di Kappa.
da cui probabilmente lui prende ispirazione. Infatti è la storia di questi due fratelli gemelli, di cui uno eredita la malattia della madre, cioè l'epilessia, morta la madre. Questo fratello c'è un fratello precocemente vecchio. No, è la storia di questi due gemelli che sono rinchiusi dallo zio perché uno dei due ha tentato il suicidio, e allora in quel contesto il suicidio era una sorta di la malattia mentale, di qualcosa di cui vergognarsi, rinchiude, una volta morta la madre, questi due gemelli dentro una torre e vivono lì per anni, anni e anni. Poi uno dei due muore e l'altro non si sa bene che fine fa. È una storia insomma molto densa e tragica, che ovviamente riprende sicuramente delle cose della vita dello stesso scrittore, oltre ad avere delle suggestioni da quest'altro lavoro di Agueda Christoph, che è Trilogia della città di Kappa, dove anche qui ci sono, c'è la storia di questi due fratelli gemelli, che non si sa per tutta la storia se in realtà sono due fratelli, se in realtà sono un solo personaggio, non so, una storia straordinaria. Ma torniamo a Minetti. Minetti è un altro un capolavoro della drammaturgia di Bernard, e racconta della storia di questo attore anziano, avanti con gli anni, che arrivato la notte di San Silvestro in questo albergo aspetta questo fantomatico direttore del teatro, che poi non arriverà. È un po', c'è una citazione sicuramente italiana, no? C'è Aspettando Godot all'interno di questa partitura drammaturgica, e racconta di questa storia, di questo attore, forse come dire, non, forse fallito è la parola sbagliata, ma comunque emarginato dalla società, emarginato dal contesto culturale dell'epoca, e certamente non è però la biografia, perché Minetti è un attore, è appunto lui di origini italiane, che però ha avuto un grande successo, tra l'altro ha vissuto tantissimo, lui credo 96 anni, insomma, molto avanti con gli anni, e ha avuto una carriera di grande successo anche nel periodo in cui c'era il nazismo, la guerra, eccetera. Infatti è stato più volte accusato un po' dagli ambienti culturali dell'epoca di essere un po' in combutta, sì, però sono delle voci che non si sa bene se poi è la verità o meno. Comunque lui ha vissuto una straordinaria carriera da attore, tanto che oggi c'è anche un premio a lui intitolato, mentre Bernard utilizza quest'attore, di cui diventa amico, diventa il suo attore feticcio un po' in qualche modo, e per raccontare la storia, questa parabola di questo attore che aspetta, questo fantomatico direttore del teatro, che non arriverà mai a dargli questa scrittura, dopo 30 anni, la possibilità di rimettere in scena Re Lear. Adesso io ho fatto così, una parentesi di apertura sullo spettacolo che avete visto e che vedrete. Roberto, qual è stata la difficoltà maggiore nell'avvicinarti a questo personaggio? Ma la difficoltà è quella che si incontra incontrando tutti i grandi personaggi, spesso anche i non grandi personaggi, che però è una difficoltà relativa, perché noi abbiamo questo privilegio di poterci immedesimare con chiunque, basta che ce lo chiedano, cioè non possiamo farlo se non gli altri non sono d'accordo, e di andarli a cercare dentro di noi, che come tutti sappiamo siamo tutti fatti di tanti modi, tante anime diverse,
e quindi di ricorrere alla parte del personaggio che ci assomiglia, se esiste. In questo caso può benissimo esistere, perché più che il personaggio di per sé è l'autore che nei miei confronti ha una sua, diciamo, disposizione favorevole. Ovviamente non è che Thomas Bernhard abbia scritto per me, però il suo modo di scrivere è un modo di scrivere che immediatamente mi mette in movimento, insomma, posso dire la parola, mi ispira, e quindi qualunque cosa che lui scriva è fatta di parole che io mi trovo subito disponibile a dire, insomma, a comunicare agli altri. Ecco, quindi non è stata una difficoltà in un certo senso, è stata una, così, insomma, una specie di predisposizione, che poi naturalmente questo non vuol dire che uno in questo modo lo faccia meglio. Se l'ho fatto bene sono molto contento, però insomma io l'ho fatto con una, in un certo senso, non posso dire facilmente, non si può osare di dire una cosa del genere, però senza troppe difficoltà. Io ho un po' così narrato il contesto, un po' la storia del... Mi farebbe piacere, se ne hai voglia, ecco, di raccontare a loro la storia di questo personaggio. La storia è quella che hai raccontato tu, ma non è che c'è molto altro da dire. Si può specificare che lui si è sentito emarginato dal mondo della cultura, che lui dice il cosiddetto mondo della cultura, quindi senza troppa simpatia nei confronti del mondo della cultura, perché dice espressamente: mi sono negato alla letteratura classica. Questa è la definizione che lui fa della colpa che gli hanno addossato, di non accettare, anzi di rifiutare, di odiare addirittura tutto il classicismo, tutta la classicità, e che ci può anche fare bruciare la pelle, soprattutto quando poi lui dice una frase che oggi a noi può sembrare addirittura una beffa, quando dice che l'umanità si rifugia quotidianamente nella letteratura classica, nella pittura classica, nella musica classica, e viene da vomitare. Allora, noi qui in Italia possiamo dire: ma dove mai la gente si rifugia? Magari, invece no, si rifugia internet e robe di questo genere. Però noi possiamo anche trasportare due cose, esatto. E la stessa indignazione ci può cogliere. Io però così penso, immagino che Bernhard abbia voluto in qualche modo alludere alla propria situazione, perché sicuramente Bernhard è un autore che si è imposto con uno stile completamente diverso dagli altri, da quelli che andavano, diciamo così, di moda o che erano riconosciuti al suo tempo e forse anche oggi, e questo gli ha creato sicuramente, oltre che un grande successo, perché Ben ha avuto un grande successo in vita, però anche grandi difficoltà. E in più io mi ricordo di aver letto un libro bellissimo, peraltro, di uno che è stato con lui per i suoi ultimi due anni di vita, in cui non si parla d'altro che di contestazioni agli spettacoli di Bernhard, che venivano discussi, apprezzati, ma anche contrastati, criticati, eccetera. Quindi un suo attrito col mondo della cultura sicuramente c'era, al quale si può aggiungere l'attrito notevolissimo che lui addirittura ha promosso contro i nazisti, che ancora evidentemente c'erano, come anche adesso, tra l'altro, insomma, però allora avevano probabilmente, non era il tempo del nazismo, era dopo
la guerra, però i nazisti in Austria evidentemente avevano ancora, diciamo così, degli eredi piuttosto importanti, e lui non manca mai di maledirli nei suoi testi, insomma, io ne ho fatti altri, c'è sempre un accenno. Quindi diciamo che la sua posizione isolata e così poco comoda nei confronti del resto della cultura può benissimo averla trasposta, così, diciamo, immaginata, metaforizzata in questa vicenda di un attore. Questo discorso sui classici è un, come dicevi tu, è un po' paradossale vissuto oggi, no? Perché ci si rifugia nella classicità, in realtà oggi in verità ci si rifugia nella superficialità. E però credo, infatti ieri ho riascoltando il testo, riascoltandoti, facevo uno sforzo per capire se dietro il testo di Bernard si potesse cogliere un'interpretazione ovviamente più laterale, no? Probabilmente non ce l'aveva coi classici, ma con il contesto, con la convenzione, come dicevi tu, del suo tempo, che è la convenzione forse. Sì, quello senz'altro, però c'è un testo, un altro testo di un romanzo, che si chiama Antichi Maestri, dove il protagonista passa il tempo del museo a disprezzare le opere che vede. Sì. Gli unici che salva sono Michelangelo. Sì. Cosa vuol dire? Bernard aveva sicuramente una tendenza a, come dire, a insultare tutti. L'iconoclastia. Assolutamente. Sì. Cioè in questo... Però ecco, no, io vorrei dire questo, forse per metterci un po' in una idea analoga, possiamo pensare a qualcuno che oggi dica uno che si dedichi alla classicità, e quindi in questo modo si trovi in contrasto con tutto il resto, che la classicità la rifiuta, la disprezza, la dimentica. Io ci tengo alle opere classiche e il resto mi fa lontare. Lui dice il contrario, in fondo più o meno siamo. Sì, tu sei anche detto che l'opera è stata anche scritta in un contesto socioculturale anche completamente diverso da oggi, perché è un testo del 77, cioè, Minetti, quindi era anche un'epoca diversa, si vede da oggi, che cosa c'era maggiore attenzione sulla classicità. Sì, però per dire, nel 76 da noi comunque c'era già tutta la pittura nuova, pop, hop, eccetera, sì. Voglio dire, quindi non è che la pittura classica imperasse, c'era già una rivolta, una rivoluzione, una novità, sì. Insomma, c'era già. Poi da in letteratura c'erano stati gli autori dell'assurdo, no? Sì. Che in fondo erano già, insomma, Bernard era un tipo speciale. Però questo rifiuto della classicità mi fa pensare ad un altro testo e ad un altro autore che non so se conosci, ma mi piacerebbe magari mandarti poi il testo, se... che è Marmi di Josif Brodsky. È un testo particolare, perché l'ho rappresentato tanti anni fa, sono stato giovincello il primo a metterlo in scena appena pubblicato nelle librerie, ed è la storia di questi due prigionieri. Mi piacerebbe molto fartelo conoscere, chissà se ce lo producono e se... è la storia di questi due prigionieri all'interno di questa torre altissima, in un futuro prossimo venturo, dove viene restaurato l'impero romano tecnologico, e sono fatti lì, sono in carcere, non hanno commesso alcun reato, ma la nuova, come dire, giurisdizione prevede che ormai è inutile cercare i malviventi, si prende a casaccio una percentuale della popolazione mondiale, rispettando quella percentuale in cui nei secoli le persone hanno commesso reato e sono state messe in galera, quindi quel 3,6% che nei secoli ha commesso reato ed è stata messa in galera, si rispetta solo la percentuale. Prendiamo a caso il 3,6% della popolazione mondiale, facciamo delle carceri, abbiamo rispettato la media e quindi la giustizia è
fatta, no? È molto interessante. E c'è questo colloquio tra questo filosofo e questo barbaro. E il filosofo a un certo punto riesce ad evadere da questa prigione. Adesso non voglio raccontarti tutto perché non voglio tediare né te né loro, ma a un certo punto lui, che è appassionato di classicismo, colleziona in questa cella tante teste di marmo, Ovidio, Seneca, eccetera, decide di buttare tutte queste teste dei classici nella colonna dell'ascensore, che gli permette poi di avere e ottenere la via di fuga dalla torre. C'è questa, quindi questo rifiuto della classicità ritorna anche negli autori contemporanei. Beh, in questo caso però la classicità viene usata. Viene utilizzata per, come via, come mezzo di fuga. È molto interessante, insomma, avrei il piacere di farti vedere questo testo. Una cosa che a me colpisce molto di questo testo, mi colpì anche all'epoca quando lo facevamo in accademia, è questo grande senso di solitudine che pervade il personaggio. E devo dire, per chi fa questo lavoro è anche commovente, perché un attore è sempre in una dimensione solitaria. E questo testo sembra un epigono in questo senso, di questo discorso, di questa condizione. Ed è un personaggio che a me ispira molta tenerezza, quello di Minetti, che cerca, che aspetta il direttore, aspetta questa scrittura alla fine per poter mettere finalmente, veramente in scena sul palcoscenico Reliar. L'unica opera che lui ha salvato, che lui ha salvato. Un'edizione classica. Esatto. E poi fa un accenno a, adesso non voglio sembrare troppo intellettuale per carità di Dio, ma fa questo accenno a Prospero, poi dopo, nella seconda parte, perché mi sembra che Minetti, se tu, non so se tu, se io l'ho letta rivedendo il testo, utilizzo questo ossimoro, rivedendo il tema, e mi è sembrato che Minetti sia un novello Prospero in qualche modo come personaggio, cioè no? E forse non lo cita a caso, no, Bernard. Non lo cita a caso, comunque. Sì, forse ci può essere qualche. Sinceramente non è che. Questa, e io volevo tornare però alla condizione di solitudine del personaggio, è hai mai, come dire, intercettato quel senso di solitudine che appartiene a questo personaggio? Ma è vero, questo sì, lui è un personaggio che non accenna mai nessun parente, né congiunto, né acquisito, né altro. Si dice un amico di infanzia, che sarebbe il famoso direttore del teatro, ma comunque ne parla in modo sprezzante. Quindi sicuramente è uno che ha avuto una vita di totale solitudine, perché ci sono altri testi per esempio Semplicemente Complicato, che anche ho fatto, che è un vecchio attore ormai solo, che però parla di una moglie, insomma, quindi uno che è diventato solo. Questo risulterebbe essere sempre stato solo, o perlomeno il suo interesse così teatrale è tale per cui non ha neanche potuto immaginare di avere qualcuno insieme che non fosse il teatro. Ma io, quando mi si domanda insomma che cosa ho trovato di mio in un personaggio o in un altro, dico tutto ho trovato di mio, per l'appunto perché noi tutte queste cose, anche se non le abbiamo vissute o se non le viviamo, le possiamo immaginare, siamo esseri umani, certo. La solitudine uno può anche ricrearsela in mezzo a una famiglia numerosa, oppure in mezzo a una folla, oppure in cima a una torre, voglio dire, è un concetto che fa parte della nostra bagaglio di fantastico e
emozionale. Ecco, quindi ancora se uno fa Macbeth dice, ma tu per esempio hai ammazzato già qualche re, no? Però posso benissimo immaginarmi in questa situazione. E però io ci tengo sempre a dire che anche il pubblico è ovviamente fatto così, perché se no non potrebbe godere, se gode, delle nostre interpretazioni, se non avesse la capacità di immedesimarsi in quello che noi gli presentiamo, o di immaginarsi qualcosa del genere o di diverso, se non gli va bene quello che gli rappresentiamo. Per cui è una condizione, credo, è chiaro che se uno un'esperienza l'ha vissuta davvero, avrà probabilmente qualche stimolo più forte o più preciso, o ne avrà di più di chi l'ha soltanto immaginata, però non basterebbe certo aver vissuto qualcosa per poterla ricreare. C'è per esempio un famoso pezzo in cui Dante si descrive mentre attraversa una colonna di fuoco, e lo fa in un modo tale per cui quando tu lo leggi tu ti sei sentito dentro una colonna di fuoco. Quindi è evidente che possiamo sia immaginare che descrivere che sentire tutto. Questo è quello che io ogni tanto vi dico, no? Spero che nelle parole del maestro Lipska recuperate un po' anche delle cose, no? In qualche modo. Io poi passo la parola a Marco perché voleva chiedere qualcosa anche. Perdonami, è un complimento, però voglio esternarlo. Per me appartieni a quella categoria rarissima di attori che io definisco senza gravità. Quegli attori che sono capaci di danzare sulle parole, così come i grandi interpreti della canzone riescono a fare danzando sulle note, no? Ecco, per me tu sei uno dei rarissimi esempi d'Italia di attore che riesce a fare questo, cioè quasi apparentemente col minimo sforzo riuscire a coprire totalmente il senso della parola e dei relativi silenzi, e quindi riuscire sempre a estrapolare il massimo del senso da ogni sillaba e da ogni parola, da ogni frase. Questo è un dono straordinario che è come per me, insomma, che faccio anche questo lavoro, è come dire l'orizzonte, è quello che mi piacerebbe raggiungere, no? E non so, è una, probabilmente una peculiarità personale che uno forse ha o non ha. Io credo che poi ci siano anche dei doni, insomma, che ogni attore possiede. Ma ovviamente ci può essere una particolare facilità, chiamiamolo, diciamo così, magari proprio a parlare, a articolare le parole. In questo momento no, perché come sentite sono anche rocco. Ma non è tutto lì, nel senso che c'è uno studio molto intenso, molto capillare nei confronti delle parole, che nasce, sì, indubbiamente, soprattutto da un interesse, e da un interesse, e quello può essere un dono, avere una specie di essere sedotti dalle parole, dal linguaggio, da quello che si può ottenere attraverso il linguaggio, è un dono che uno può avere e non avere. Io per fortuna evidentemente ce l'ho. Però devo dire che debbo moltissimo di eventuali o non eventuali risultati che ottengo in questo senso al mio maestro, che era Orazio Costa, che è stato uno dei geni teatrali che abbiamo avuto in Italia. Naturalmente, ecco, anche lui è una specie di Minetti, se vogliamo, perché è stato emarginato dal mondo della cultura, e che faceva effettivamente parlando, recitando, perché poi recitava,
dimostrativamente, insomma, no? Non in scena le sue lezioni, ti faceva sentire tutto quello che si può ottenere attraverso l'addizione, ma non l'addizione nel senso della precisione o altro, ma l'accettazione, insomma, delle parole. Ecco, questo è stato per me indubbiamente il movente principale del mio percorso, e quindi non posso mai dimenticarlo, e quindi tutto lo studio che io metto per fare un personaggio è precisamente uno studio sulle parole, ma su come dirle, no? Sulle parole di per sé. Ecco, io in genere dico che un personaggio, cioè, come l'hai fatto? E l'ho fatto parola per parola, perché ogni parola contiene tutto il personaggio, contiene tutto il dramma e contiene anche il resto. Ecco, se naturalmente l'autore è un autore che scriva delle parole, perché poi ci sono tanti autori che raccontano delle storie semplicemente, magari benissimo, ma che personalmente non mi interessano, perché in teatro mi interessa mettere in scena la materia prima della poesia, della drammaturgia, che è decisamente la parola, anche quando non si dice la parola, no? Perché stai giustamente in silenzio. I silenzi sono fatti tutti di parole, ecco perché la parola è proprio, insomma, la quintessenza della nostra arte, se posso, anzi devo usare questo termine, così uno si mette con le mani avanti, è un'arte, non è facile. E quindi, ecco, è un po' questo. Io chiudo, poi gliela passo la parola, adesso parlando di pause e silenzi. Ieri, guardando lo spettacolo e apprezzando tutte le parole e tutti i silenzi, alla fine, quando la ragazza ti chiede ti piace la musica, c'è quel momento in cui lei va, poi torna e tu poi le rispondi dopo un po'. Forse faccio troppa poesia, però io trovo quel frammento e in tanti altri il senso del teatro, cioè il profondo significato del, cioè in quella pausa lì tenuta come soltanto pochi sanno fare, e poi rispondere dopo in quel frangente, in quel frammento di silenzio, c'è tutto il teatro. E questo è un regalo, ragazzi, che non vi potete fare mancare. Quindi chi non l'ha visto ieri, vada oggi, chi non può oggi, vada domani. Va bene, approfitto di questo però per fare una spiegazione, una precisazione. Queste pause, questi silenzi sono sostenuti dallo spettacolo, la regia di Roberto Andò è una regia perfetta, perché appunto dà modo allo spettatore di non distrarsi mai tra un'azione, una frase e un'altra. Tutto riempito da delle azioni, degli altri personaggi che sono tutti delle allucinazioni straordinarie, e quindi il silenzio diventa anche lì, come dire, una specie di massa, non si può intaccare in qualche modo, che è sempre presente, sempre parlante, ecco, per cui non dico che in un monologo poi una pausa possa essere fondamentale se l'attore riesce a sostenerla, ma qui se l'attore riesce va benissimo, però in più c'è anche tutto il certo, ciò che ci sono. È chiaro che quello, parlavo di questo frammento, ma sarebbe bello per chiunque si approccia al teatro seriamente. Non, allora, io ho degli allievi, è una scuola molto particolare quella che porto avanti a Messina, perché sono ragazzi di 14 anni e poi progressivamente crescono di età, però questa varietà, perché poi si possono anche scoprire doni anche ad un'età, no? Loro
grazie a questa varietà in questi anni sono riusciti a fare anche delle cose importanti. L'anno scorso hanno messo in scena dentro la Madonnina del Porto, che tu vedi passando con la nave, uno studio sulle tragedie shakespeariane che ha avuto un grande successo proprio loro. Abbiamo dovuto triplicare le repliche fatte, hanno avuto delle recensioni bellissime, per dire insomma che insomma, è un esperimento che poi ha funzionato. È chiaro che io parlavo di quel frammento, ma sarebbe, ieri pensavo che il peccato non poter registrare per noi una ripresa dello spettacolo, perché la lezione che il maestro Erlitzka dà durante questo, è una lezione, se mi permette di dirlo, una grande lezione di recitazione di teatro, indipendentemente adesso da tutto, ma è una grande, cioè uno dice va bene, allora io registro lo spettacolo, me lo riguardo tante volte finché non divento anch'io. Allora, a questo proposito dirò che nel finale questo Minetti finalmente riesce a recitare le battute di Lelir, no? Sì, sì. Quelle battute io le ho imparate da un disco di John Gielgud, grande attore inglese, che un giorno venne a Roma e recitò al Teatro La Cometa da solo, fece uno spettacolo che si chiamava Ages of Men, l'età dell'uomo, in cui lui, sempre vestito di nero, da solo, in piedi, eccetera, faceva molti pezzi di Shakespeare in cui appunto si rappresentavano varie età dell'uomo e finiva con questo Lear. E c'era il disco che io mi sono comprato e questo libro ho ascoltato talmente tanto che me lo sono imparato a memoria, senza neanche volerlo fare, ma mi è rimasto. Per cui quando si è trattato di fare questo testo, alla fine con Roberto abbiamo deciso di lasciare finalmente che Minetti dica alcune battute di Shakespeare e le intonazioni che io così vergognosamente faccio sono le stesse di Gielgud, naturalmente le stesse fatte da me, che non sono neanche inglese, non sono inglese, però i toni sono quelli. Io voglio ricollegarmi al tema della solitudine che sottolineava Daniele, che devo dire nell'attesa di Minetti c'è anche quella sua voglia poi di fare, di voler fare Lear, c'è quello che si dice un po' non solo la fragilità e anche un po' la solitudine che può sentire un artista, perché poi si parla della fragilità dell'artista, anche dell'artista che può sentire un po' magari la solitudine quando le luci si spengono. Secondo lei può esserci questo senso di solitudine quando le luci si spengono, di sollievo sicuramente, ma anche di solitudine per un attore? Per un attore, sì. Beh, sollievo se il pubblico applaude, sì, decisamente, se il pubblico non applaude se ne va, come si sente la solitudine. Per noi certo ogni sera è la fine, nel senso che uno spettacolo teatrale ogni sera sparisce, e questo è uno dei fascini e uno dei drammi o delle tragedie di fare teatro, perché tu puoi fare una cosa che magari una sera ti sembra di aver fatto chissà che, però l'hai fatta, c'era, c'era e poi non c'è più. Mentre per esempio invece nel cinema tu sai che se ti viene una cosa, quella cosa c'è, se non la buttano via proprio gli altri, di per sé rimane, invece il teatro no, però questo è anche una suggestione notevole del teatro, quella di sparire. La solitudine in fondo, perché gli attori di teatro non sono mai soli, o sono insieme ai loro colleghi, oppure sono insieme al pubblico se sono da soli. Ecco, io non sento la solitudine dell'attore di teatro, posso sentirla in camerino quando devo affrontare uno spettacolo che ovviamente mi può sembrare qualcosa di terribile, perché fare uno spettacolo è una cosa terribile. Allora in quel caso dico, chi è che mi aiuta? Allora non posso stirmi, sono solo io,
però poi per fortuna avviene l'esecuzione, cioè il condannato va sulla, sulla patibolo, viene ghigliottinato dal pubblico, ma può anche essere invece esaltato dal pubblico. È una solitudine di passaggio. A proposito, spesso ho ero davanti lei, mentre la sua esperienza, le chiedo, solitamente ho notato, intervistando diversi vostri colleghi, quella che appunto è un po' la fragilità dell'artista. Io per esempio ho notato, l'artista è dipendente, si dice che sia fragile, ma la cosa è che appunto è dipendente dagli applausi del pubblico e anche dal giudizio, diciamo, dei noi giornalisti, perché io ho notato, quando ho intervistato attori bravissimi sulla scena o anche sul set cinematografico televisivo, essere mostrare una certa fragilità quando dovevo rispondere a delle domande, dico, magari è uno stereotipo che forse riguarda noi, che toccano i giornalisti, però a questo punto le chiedo, secondo lei, che ha questa grande esperienza nel settore, c'è una certa fragilità nell'artista, nell'attore, oppure è solo uno stereotipo comune? C'è sicuramente una fragilità, perché noi dipendiamo dal giudizio degli altri. E purtroppo uno può recitare meravigliosamente davanti allo specchio, come faceva Minetti in soffitta, e può piacersi, e piacere a se stessi è la cosa principale, perché se non ti piaci non puoi pensare di piacere anche agli altri. Poi naturalmente anche in quel senso ci può essere uno sbaglio, perché uno può credere di piacersi e piacersi in modo sbagliato. Non ha nessuna ragione, invece il senso critico ti può benissimo aiutare a migliorare, come anche ti può bloccare. Però noi dipendiamo dagli altri, noi dipendiamo dal pubblico intanto, perché non tanto se il pubblico c'è o non c'è, se il pubblico non c'è va benissimo, le poltrone sono un pubblico magnifico perché non disturbano, io poi che ho per molti anni, quando ho cominciato, ho recitato effettivamente teatri vuoti che nessuno veniva a vedermi, forse anche perché anch'io con Minetti avevo preso una strada che non era quella accettata, normalmente accettata, certamente per colpa di Orazio Costa, però per merito suo, perché poi evidentemente da qualche parte mi ha portato, e quindi mi ero abituato a fare i miei esercizi di recitazione di fronte a dei teatri quasi vuoti, vuoti, no, non si andava in scena, però, e quindi mi sentivo molto libero di fronte al nulla. Però se il pubblico c'è, è il modo in cui il pubblico ti riceve, allora sì, diventa fondamentale. Che se il pubblico si mette a chiacchierare oppure se ne va o non ride, se deve ridere eccetera, allora ti senti veramente in mezzo o di fronte a un plotone in esecuzione, anche se è un'esecuzione così peggiore, perché è disprezzo, è disinteresse eccetera, e quindi in quel caso l'attore può essere fragile, ma anzi deve non esserlo, però internamente è molto ferito. Per quanto riguarda invece i giornalisti critici, insomma, il discorso è un po' diverso, perché è chiaro che un attore può sempre dire io sono un artista, se il giornalista, se il critico mi capisce bene, se non mi capisce peggio per lui, cioè lui che non capisce poi dopo mi capirà, magari non capisce poi nessuno. Ma a parte questo, c'è un altro fatto, che le critiche, che ormai non si fanno quasi più perché i giornali non le fanno neanche più le critiche, perché la gente non le legge, quindi ci sono solo le presentazioni. Ai miei tempi, quando ero giovane, dopo una prima si aspettava l'alba per leggere sul giornale la critica. Adesso le critiche, se escono, escono giorni dopo, oppure escono appunto le presentazioni prima, ma a noi di quello non ce ne importa niente. Comunque le critiche, se ci sono, sono le uniche testimonianze che noi abbiamo
di quello che abbiamo fatto, perché il teatro non ha altro che rimanga scritto delle critiche. E quindi è chiaro che una critica buona è un arricchimento, una critica negativa è un colpo basso. E poi anche c'è il fatto che il nostro mondo, le critiche si leggono, quindi gli altri leggono quello che hanno scritto di me e io leggo quello che hanno scritto degli altri, e insomma è un po' come ricevere doni oppure offese. Sì, a proposito di critiche, social, che... i social poi è ancora più attivi. Ah sì, poi ci sono i social, ma io, perdonatemi, non li frequento, nel senso che io non sono ancora riuscito a imparare a usare internet, no? Non è un merito, è una cosa che mi ridurrà alla totale solitudine davvero, perché quando tutti comunicheranno solo attraverso internet, io no, davvero sarò solo. E tra un po' anche le poste chiuderanno e io continuerò a mandare lettere, ma arriveranno. Io l'unico, diciamo così, apporto tecnico che ho, figuratevi, è un fax. Forse voi non sapete neanche cos'è. Siccome questo fax si rompe, non esistono più i mezzi di Italia, non esistono più neanche i fax da comprarne uno nuovo, cioè, anche lì i social mi fa piacere che ci sia. Però mi permetto di dire che i social hanno inaugurato un altro tipo di solitudine. Sì, vabbè, ma non è che un genere, anzi è una compagnia, perché tutti si fanno compagnia in questo modo, anche troppa, ma chi, io non so chi ha l'illusoria da poco. Sì, poi a volte addirittura è un po' meglio non farsi, si mette tutti insieme alle facce, non fare. Però scusami, a proposito di critiche, visto che abbiamo trattato questo argomento, volevo dirti così, insomma, perché proprio oggi, siccome ho scritto delle cose sullo spettacolo di ieri, tra cui una piccola critica antropologica, sociale su Messina, perché insomma, vedere il teatro ieri, insomma, non pienissimo, insomma, a me è dispiaciuto molto. Io mi sono sentito in colpa per i miei concittadini e ho detto anche delle cose poi all'uscita a Roberto, perché abbiamo fatto una chiacchiera poi casualmente fuori dal teatro, però poi lascio, perché tu tra un po' vorrai riposare. No, non è che devo riposare, devo andare a fare una prova. Comunque volevo dire, uno che mi ha mandato su Facebook, appunto, su home page della mia bacheca, Gigi Giacobbe, che è un critico che scrive su Sipario, non so se te lo ricordi, comunque ti ha recensito lo spettacolo a Palermo, al Biondo, e siccome la recensione fa parte di un volume di teatro contemporaneo, mi ha mandato, e l'ha mandato pubblicamente, la sua recensione bella, quindi spero ti faccia piacere, molto bella, allo spettacolo e a te. Perdonatemi, stavo dicendo il discorso del fatto del che è anche vero che io credo che portare a Messina, in una città come Messina, un testo come Minetti, bisogna un attimino anche preparare il pubblico, ma preparare prima che arrivi, molto prima che arrivi lo spettacolo, cioè bisogna far capire l'importanza di quel visitatore. Questo semmai si faceva, non so se si fa ancora, quando portano gli allievi, gli scolari a teatro in certe zone dell'Emilia Romagna, i maestri, i professori, professoresse, prima parlavano i ragazzi, infatti il pubblico giovanile, insomma, di quella zona è sempre stato un pubblico eccezionale. Per tutto il resto è un pubblico da fuggire. Io, prima di lasciare magari lo spazio a qualche domanda, prima che il maestro Lisca ci lasci, le chiedo, lei ha una lunga carriera in teatro, sì, e anche
in Cina, lei sarà compiuta 80 anni a ottobre, un suo bilancio. Non mi dico queste cose. Beh, diciamo, lei sarà... Sono dei giornali che addirittura lo scrivono. Come si fa? Ecco, lei comunque, ormai tante... Allora, come dicevamo, una lunga esperienza in, in teatro e anche in Cina, ricordiamo il suo lavoro con registi come Dell'Occhio, sì, certo, come certo. E non so, lei che bilancio fa della sua attività? Ma io, il mio bilancio non è molto positivo, perché è molto al di sotto di quella che sarebbe la mia ambizione, che è molto spropositata, e quindi tutto quello che io ho avuto, e non credo di avere né rubato niente né di aver avuto meno di quello che merito, però è molto meno di quello che io vorrei, che avrei voluto avere, qualche cosa, non lo so, ma insomma potete immaginare che cosa può volere un attore da una vita, chissà. Questi ragazzi, allora io se posso chiederti cosa, loro studiano teatro, no? Se potessi dargli un consiglio, cioè una dritta su come, in che modo, nel migliore dei modi, continuare questo percorso, cioè... È molto difficile, anche perché io, per esempio, come già dicevo prima, il mio modo di cominciare e di proseguire per un bel po' è stato forse il peggiore. Nel senso che invece di essere immediatamente approvato, accettato, usato, sono stato visto come un pazzoide che faceva delle cose strane. Quindi io potrei soltanto proporvi e consigliarvi questo, fare delle cose strane, siate dei pazzoidi. Che essendolo si arriva a toccare certe cose che poi ci sono e ti rimangono e poi le puoi usare quando ti sei in qualche modo sistemato con te stesso, non con gli altri. Con gli altri è meglio non sistemarsi, o perlomeno non fare tutto per sistemarsi con gli altri. Se poi ci si sistema anche con gli altri, molto meglio. Però diciamo così che la cosa deve succedere, non deve essere cercata. Quindi sbagliate, fate esperimenti falliti e vedrete che tutto questo sbagliando si impara, ma è vero, è troppo vero. Io mi ricordo una volta che ho visto dei giovani, delle giovani anche aspiranti eccetera, che facevano sentire delle cose, e c'era una ragazza a cui io ho detto, ma non è che vi riferisco un mio detto da ricordare, per spiegarvi che cosa, tu reciti talmente male che devi essere bravissimo. Questo per me, chiaro che non si può continuare così, poi bisogna anche recitare bene, però non vogliate adattarvi, non vogliate assimilarvi, fate come Minetti, insomma, e a 90 anni sarete famosi. Vabbè, noi c'è qualcuno che vuole, aveva, c'è qualcosa che vorrebbe chiedere? Posso? Sì, lei ha parlato di pazzoidi, lei ha proprio lo sguardo fantastico del pazzoidi. Io glielo riconosco proprio. Allora la mia domanda è questa: lei quanto si diverte? Ah no, io mi diverto molto a recitare se sento che sto recitando bene, o perlomeno che non sto recitando male. Posso soffrire moltissimo se non mi sento a, diciamo così, in ordine con me stesso, con quello che devo fare, con quello che voglio fare. Però se invece la cosa funziona, non è solo un divertimento, è molto di più di un divertimento, è una soddisfazione ideale. Perché, ripeto, prima l'ho detto un po' per scherzo, ma la nostra è un'arte. Sì, certo. I miei colleghi che dicono no, io sono un artigiano, io faccio il mio mestiere. No, non è un mestiere. I mestieri sono una cosa benedetta, però richiedono altri modi
di partecipazione da parte di chi li fa, e questo richiede qualcosa che non si può definire, ma che è molto più interna, più strana, più non so come, insomma, però è questo. E la seconda parte della domanda era questa: il suo rapporto col regista, perché noi possiamo raccontare, e non lo racconteremo, del nostro rapporto con quel Negrero lì che è il nostro regista e che insomma non lo racconteremo. No, e invece mi domando, ecco, le domando, in questi termini di felicità in cui lei parlava prima, la soddisfazione, la tristezza nel caso in cui senta di non aver lavorato bene, in tutto questo il suo rapporto col regista, dopo una carriera così bella, così lunga, rimane un rapporto stretto, immagino, no? Sì, intanto comunque non è cambiato da quando ho iniziato, io non sono cambiato, l'unica cosa posso aver imparato, molte cose, ma non sono cambiato come disposizione, e dipende dal regista, cioè se il regista, se io lo stimo, se è un regista che ha delle idee, che propone delle cose, che le impone anche, ma se ce le ha, io divento uno strumento per quel regista, uno strumento che naturalmente non è inerte, propone anche, e se il regista è intelligente e vede che le proposte sono buone, le accoglie. Questo qualunque regista, anche il più grande regista e anche il più piccolo attore, hanno un rapporto, uno scambio, se sono entrambi persone mentalmente civili. Se il regista è un cretino, allora io tanto cerco di non lavorare con quelli, però poi uno se ne accorge dopo, e allora lavoro per conto mio, cioè la mia regia me la faccio senza ricorrere, ma mi è successo abbastanza di rado una situazione del genere, e comunque in genere è una collaborazione vera e propria. E quindi tutti e due concorriamo alla stessa cosa, e quindi insomma normalmente ho degli ottimi rapporti con i registi. E invece, scusi, riguardo al testo, quali sono i suoi rapporti col testo? Non lo sa per affermare se stesso? No, io non è che cerco un certo tipo di testi, o perlomeno sì, ma cerco un certo tipo di autori, voglio dire, se l'autore fa, non mi capite male, della letteratura, ma letteratura non vuol dire barocco, perché mi succede spesso di ricevere dei testi da dei giovani o da dei non giovani che magari me li propongono, e io gli rispondo: guardate, il suo testo, se in certi casi è ben scritto, ben raccontato, però non c'è linguaggio, perché in teatro quello che conta è il linguaggio. Ma questo linguaggio può essere qualunque tipo di linguaggio, può essere il linguaggio del coatto, come il linguaggio così, diciamo, dell'intellettuale, però deve essere nato per una necessità dell'autore, che si può esprimere solo attraverso il linguaggio. Non è facile da capire, difatti gli autori non lo capiscono, si offendono e poi dicono che io accetto solo i testi barocchi, i testi. Insomma, io accetto anche testi barocchi, ma voglio dire, quindi non è che il linguaggio deve essere ornato, no, deve essere qualcosa di vivo già di per sé, e allora all'attore conviene assumerlo come modo di rappresentarsi, ma questi sono, poi naturalmente ci sono le parti, allora io accetto le parti che mi piacciono, quindi allora bisognerebbe fare un po' di distinzioni, forse un po' troppe anche, però insomma, se non mi piace la parte, qualunque sia il testo, qualunque sia l'autore, qualunque sia il regista, lo rifiuto, e se no non mi diverto. Lei a questo punto le chiedo se si è divertito a fare un episodio di Boris che è rimasto memorabile, certo, quello dell'Anello del Conte. Moltissimo. Molti si credono che ti ricorderanno. Mi sono divertito moltissimo e devo la mia fama a quell'episodio.
quale personaggio fortissimamente vorrebbe fare? Mi leggo alla domanda che aveva fatto prima Bonardelli. Ma mi piacerebbe, spero di riuscire stasera anche a recitare, mi piacerebbe molto fare Otello. Io ho fatto Iago, però vorrei fare Otello, e vorrei fare un Otello che ho immaginato io, che sia una specie di intellettuale, non dico un intellettuale di professione, ma una persona di mente molto, come dire, agitata e difficile, che accorge, sentendo che l'amore felice è impossibile, avendo letto Proust, risulta che l'amore è irraggiungibile, l'amore è attuato, si vuole distruggere, e vuole distruggere più che lei, vuole distruggere se stesso, e usa Iago come strumento per farsi distruggere, e in più questo Otello dovrebbe parlare come un extracomunitario, ma questa non è una novità, è già stato fatto, però con più precisione, perché in genere si va a parlare come fosse un negro, invece no, andare a cercare, abbiamo degli esempi, se vogliamo, di extracomunitari, e con questa particolarità, che quando parla con gli altri parla così, come un extracomunitario. Quando invece parla con se stesso, parla nella lingua in cui parlerebbe l'attore, insomma, quindi in questo caso in italiano. E questo permetterebbe di distinguere immediatamente tutte le cose che lui dice agli altri e le cose che invece dice a se stesso anche quando parla con gli altri. Perché l'Otello è, come noto, la tragedia della parola, nel senso che nell'Otello la parola assume delle significati completamente diversi da quelli che ha, cioè è tutto basato sull'ambiguità della parola, e questo non dico che aumenterebbe la chiarezza, ma forse aumenterebbe la chiarezza di questo fatto. Ecco, l'Otello in questo senso mi piacerebbe farlo. Speriamo. Io racconto sempre questa mia ideale regia anche da dei registi, sperando che magari lo mettano in scena, non dico con me ma con qualcun altro, però che usino questa idea, questa chiave di lettura. Grazie. Mi scusi, le volevo chiedere quanto le fa compagnia Minetti, nel senso, si spoglia poi una volta uscito dal teatro dal personaggio, o in qualche modo le fa compagnia e ne resta legato? Ma io non entro mai nei personaggi, li guardo da fuori, e quindi non ho bisogno di spogliarmi. Perché poi li abbandona? Me li porto anche, no, me li porto con me. Insomma, rimangono in quella zona mia da cui li ho estratti e guardati. Non li guardo, è chiaro, quando sono fuori, però stanno lì e tangoni, insomma, io non entro e non esco. Bene ragazzi, se non avete altre domande, devo dire che quest'ultima risposta, anche questa è una grande lezione che dovreste memorizzare bene nelle vostre. No, ma intendiamoci, gli attori non è che fanno tutti come me, io forse sono, si potrebbe dire che sono di derotiano in questo senso, ma ci sono gli attori stanislavskiani invece che entrano nei personaggi per fare un assassino, magari vanno a ammazzare qualcuno. Loro però non sono di questa scuola. No. Però potrebbero fare altre cose. Voglio dire, ci sono tanti modi di recitare, non ce n'è solo uno, quindi non è che dovete dire, ah, noi dobbiamo non entrare e non uscire. Entrate pure, uscite, fate come volete, ma non è un assioma, è un modo. Chiedete a un altro attore e vi dirà qualcosa di altrettanto valido o invalido. Ma diciamo che io con loro poi ci licenziamo, ma diciamo che un po' seguo l'insegnamento di maestro Orazio Costa, che io purtroppo non, quando sono entrato in accademia, no, quell'anno aveva passato il, diciamo,
così la palla a Giuseppe Bevacqua, che era un suo allievo, e comunque quel il metodo che loro un po' utilizzano, quello un po' della mimesi, cioè di capire come funziona una cosa provandola, facendola, imitandola, entrandoci dentro, ma poi immaginando, sì, in qualcosa, sì. Cercando sempre di rimanere nella dimensione comunque del gioco, no? Cioè di non... Quella è giusto che ci sia, deve essere un gioco, se no è una cosa seria. Diciamo che lavoro poco sullo... Un gioco serio deve essere. Un gioco serio. Sì. Con loro lavoro poco sullo psicodramma, che non è proprio la mia passione. Ma questa è un po' la linea. Va bene, ragazzi, ringraziamo con un applauso. Grazie.